Spiare una persona al telefono è certamente un gesto molto poco nobile, ma quando lo spionaggio è destinato solo ed esclusivamente al bene della persona che stiamo spiando, soprattutto se è minore, e allora in questo caso lo spionaggio è accettabile. Il nostro figlio si ritira tardi, frequenta amicizie poco raccomandabili. Fa uso di alcol o di altro, beh, è dovere di noi, i genitori, conoscere le persone con cui ha rapporti, conoscere gli ambienti che frequenta e naturalmente provvedere a rimetterlo sulla giusta strada. Un modo per poter effettuare controlli a 360 gradi è proprio quello di installare nel telefono cellulare di nostro figlio minore un file di controllo totale. Questo che ora stiamo vedendo è un particolare telefono che ci consente un controllo totale, ma a differenza dei similari, questo modello ci permette durante l'ascolto di una telefonata, se in quel momento noi dovessimo essere occupati al ristorante o in qualche riunione di affari o di condominio, noi potremo tranquillamente rinunciare all'ascolto parziale o totale della conversazione con la certezza assoluta che l'intera conversazione trasformata in file audio viene trasferita e accantonata presso la nostra posta elettronica. La sera, il giorno dopo, qualche giorno ancora dopo, noi potremo scaricare la nostra posta ed ascoltare la telefonata e riascoltarla sino a quando noi comprenderemo bene il contenuto della conversazione. Quindi un file che, se usato in questa direzione, è certamente una maniera nobile per controllare e quindi per difendere gli interessi delle persone a noi care. Maggiori informazioni su questa nuova applicazione al sito che ora state leggendo o chiamando il numero telefonico del nostro centralino, quello che ora state vedendo, o sfogliando le pagine del giornale di annunci economici Il Mercatone, il più grosso e prestigioso giornale che si stampa in Calabria. Che tutte queste apparecchiature di spionaggio ambientale e telefonico incutano terrore è cosa risaputa. Ma non disperate, esistono rimedi assoluti. Paolo Pecora vi presenterà ora un nuovo e infallibile apparecchio contro ogni forma di spionaggio. Parlare di spionaggio telefonico o spionaggio ambientale è sempre un tema attuale ed interessante, quanto lo è parlare della maniera come difendersi sia dallo spionaggio telefonico sia da quello ambientale. Esistono oggi delle apparecchiature veramente straordinarie che ci consentono di bonificare, questo è il termine che si usa in questi casi, l'ambiente in cui viviamo. Quindi ci permettono di sapere se nella stanza in cui operiamo c'è nascosto una microspia o se il telefono dal quale portiamo avanti le nostre conversazioni è stato intaccato da qualche sistema destinato appunto a far sentire le nostre conversazioni telefoniche. Bene, per difendersi da queste due minacce esistono tante apparecchiature, tanti strumenti che riescono a sentire se da qualche parte c'è nascosta qualche microspia. Inconveniente però di tutte queste apparecchiature diffusissime in tutto il mondo è che funzionano solo se in quel momento la microspia è accesa. Quindi comprenderete perfettamente bene, amici telespettatori, che le microspie attuali, essendo intelligenti, funzionano in maniera tale che se il sorvegliato è assente o conduce delle conversazioni di scarsa rilevanza, queste microspie vengono ovviamente spente e se vengono spente, nessuna apparecchiatura elettronica di bonifica riuscirà ad avvertirne la presenza. Ma non è vero che nessuna di queste apparecchiature riuscirà a funzionare, perché quello che ora stiamo vedendo
Si chiama RivLock 2 ed è uno strumento intelligente, anzi uno strumento furbo, perché a differenza dei suoi similari, RivLock 2 si apposta ed attende il momento in cui la microspia viene accesa, col proposito ovviamente di spiare chi in quella stanza o in quella macchina o in quell'ufficio sta parlando. RivLock 2 ne prende nota, mantiene lo stato di allerta e questa operazione la ripete tutte le volte in cui la stessa microspia o il telefono viene controllato. Quando noi andremo ad interrogare il nostro fedelissimo alleato, noi avremo una sorta di tabulato che ci indicherà esattamente quando la microspia è stata accesa, dove la microspia si trova, quanto tempo è stata mantenuta accesa, il giorno e ovviamente l'ora esatta. Tutti questi dati ci consentiranno innanzitutto di sapere che siamo spiati e quindi ci sapremo guardare dai nostri concorrenti, ci sapremo guardare dai nostri nemici, ma non è tanto questo dato importante quanto, lo stile che i nostri avversari stanno usando per spiarci. RivLock 2 dunque è l'unico apparato al mondo che riesce a sventare qualsiasi tentativo di spionaggio. Ovviamente maggiori dettagli su questo utilissimo strumento potrete trovarli all'interno del sito che ora state leggendo o telefonando al numero che ora state vedendo. Ma se già un apparecchio che bonifica il vostro ambiente, la vostra auto, il vostro ufficio, non vi dà assoluta tranquillità, amici telespettatori, potrete associare a questa nuova metodica di indagine un altro, ma veramente efficace apparecchio, è quello che ora stiamo vedendo. Questo strumento non è in condizioni di dirvi se l'ambiente da voi vissuto è soggetto a spionaggio, ma è una autentica minaccia per le stesse microspie, già, perché basterà tenerlo acceso perché la o le microspie che sono state installate nell'ambiente in cui voi vi trovate vengono immediatamente, istantaneamente messe fuori uso. Quindi un disturbatore per mettere fuori uso le microspie che i nostri nemici hanno installato nel nostro ambiente, un RivLock 2 per sapere dove sono queste microspie, quando vengono accese e quando vengono spente. Con questi due apparati che mi permetto di consigliarvi potrete vivere delle giornate di lavoro o in famiglia in assoluta tranquillità. Ancora una volta, maggiori informazioni al sito o telefonando al numero che ora state leggendo o sfogliando le pagine del giornale di annunci economici Il Mercatone, che si stampa e si diffonde in tutta la Calabria. Il telefono è certamente il mezzo che più di ogni altro ha cambiato la vita di ciascuno di noi. La telefonia mobile ha dato la possibilità a tutti noi di comunicare con il mondo intero mentre stiamo in casa, al lavoro, in gita in barca o in montagna. Ma le telefonate, quando vogliamo parlare del nostro cellulare ai telefoni fissi, costano tanto. Anzi, costavano. Paolo e Ivan Pecora hanno ideato un semplice quanto straordinario apparecchio che consente a tutti quanti di chiamare dal proprio cellulare verso tutti i fissi d'Italia a costo zero e senza limite di tempo. Piange il